Ci troviamo in tempi molto difficili, tutti parlano della difficoltà, della negatività di questo tempo storico, di questo momento della nostra vita, però nello stesso momento vorrei dire che questo è un tempo affascinante nel quale noi possiamo permettere alle persone di incontrarsi con Gesù. Questo Dio di gioia, questo Dio di pace, il nostro Gesù che è il Salvatore, che è colui che ci vuole rendere felici, colui che ci vuole rendere realizzati. Allora ho pensato, come hanno fatto tantissimi e bravissimi sacerdoti, di preparare ogni settimana un piccolo video per prepararci alla domenica successiva. Quindi ogni fine settimana io farò una piccola predicazione sul Vangelo della domenica successiva, di domenica prossima. La domenica, che bello! La parola domenica significa giorno di Dio, giorno del Signore. È il giorno nel quale da sempre, da 2000 anni, i cristiani si incontrano con il Signore. Sì, perché Gesù va incontrato. Gesù non è un Dio lontano, non è una statua. Gesù è un Dio vivo, è un Dio che vuole entrare nella mia vita, vuole entrare nella tua vita. E questa è una bella notizia, infatti la parola Vangelo significa buona notizia, annuncio di una buona notizia. Sì, è una buona notizia sapere che Dio non è un Dio che se n'è stato in cielo, è un Dio che si è sporcato le mani, è un Dio che ha sfondato, squarciato i cieli per venire a stare in mezzo a noi, come dice il Vangelo, l'Emmanuele, il Dio con noi. La parola Emmanuele significa Dio con noi. Gesù è il Dio con noi. È Dio che si è messo nella nostra vita, ci prende per mano, a volte in braccio, per percorrere la nostra vita. È un Dio che non ci lascia soli, anche se a volte sembra che sia assente, che sia taciturno, silenzioso. Ma invece ci accorgiamo che Dio ha rotto il silenzio e lo vuole rompere ancora una volta attraverso di te, attraverso di me. Vuole rompere il silenzio delle tenebre, il silenzio della solitudine, il silenzio che il terrorismo sta portando nella nostra vita. Il Signore Gesù è un Dio che parla e ci parla, è venuto sulla terra per parlare a te e a me 2000 anni fa, ha spaccato la storia in due, in avanti Cristo e in dopo Cristo. È cominciata la grande avventura dell'umanità e questa avventura si vive in modo particolare la domenica, il giorno del Signore, nel quale sentiamo le campane che suonano, che oggi danno fastidio a tante persone, ma è la voce di Dio, è la voce gioiosa di Dio che grida all'incontro, è Dio che ci chiede: preparatevi, venite da me, io sto venendo da voi, ci incontriamo, Dio è colui che viene, noi siamo coloro che vanno verso di lui e vogliamo incontrarci, così come una persona, un ragazzo innamorato di una ragazza, la cerca, vuole sentire il profumo della sua amata, vuole sentire la sua voce, la cerca. Così Dio sta cercando me e te. È un Dio in ricerca, è un Dio che sta bussando alla porta del tuo cuore e sta bussando alla porta del mio cuore con questo piccolo video per arrivare al cuore di tutti, per far arrivare la voce di Gesù anche nella tua casa, nel tuo matrimonio, nelle tue gioie, nei tuoi dolori, nella tua sofferenza, nella tua malattia, nella tua solitudine. Tu puoi incontrare Gesù dappertutto, ma in modo particolare la domenica, che è il giorno in cui noi ricordiamo, celebriamo e quindi viviamo la sua risurrezione, la sua vittoria sulla morte. E la Chiesa, che è nostra madre, ha un linguaggio per trasmettere tutto questo. Così come in Inghilterra si parla l'inglese, in Spagna lo spagnolo e in Italia, da noi, l'italiano. La Chiesa ha un linguaggio, ha una lingua, ha un idioma per trasmettere l'amore di Dio, per farti incontrare con l'amore di Dio, la misericordia di Dio è un amore che parte dalle viscere di Dio, dalle profondità del suo cuore, per arrivare a te, l'amore che si riversa come una cascata, come un fiume, che vuole coinvolgere tutti. Oggi l'amore di Dio, come sempre, sta bussando alla porta del mondo. È un tocco planetario. Dio sta veramente
cercando di prendere l'attenzione di tutti. Gesù ti chiede in questo momento di non guardare il tuo passato, di non fissarti sui tuoi peccati. In questo momento il Signore ci chiede di guardare a Lui, che ha occhi d'amore, occhi di misericordia. Lui adesso ti sta chiamando, poi ti dirà altro, poi ci formerà, poi ci parlerà, poi ci chiederà di lasciare qualcosa, ma adesso Dio chiede te, vuole proprio te, la tua persona, il tuo cuore. E la Chiesa, che è nostra madre, nelle 52 domeniche che formano l'anno, come l'anno civile, la Chiesa attraverso queste 52 domeniche, come se proiettasse la vita di Dio non su un muro bianco, non su un telo, ma nel mio cuore e nel tuo cuore, nella mia vita e nella tua vita. Domenica dopo domenica viene proiettato come una pellicola, un film, che però non ci lascia spettatori, perché diventiamo insieme a Gesù, grazie allo Spirito Santo che è Dio, diventiamo attori principali di questa venuta del Signore nella nostra vita. Il Signore ci avvolge, il Signore ci coinvolge, il Signore ci travolge col suo amore. E questo amore cambia la nostra vita, ci fa passare dalla tristezza alla gioia, dalle tenebre alla luce, dalla cecità alla vista. Possiamo vedere, possiamo riconoscere, possiamo sentirlo, possiamo ascoltare la sua voce, e lui viene a guidarci attraverso la Chiesa, domenica dopo domenica. E questo linguaggio della Chiesa si chiama liturgia. La liturgia è il linguaggio, la lingua, l'idioma della Chiesa per trasmetterci questo amore, anzi, e di più, per farci incontrare questo amore, che ha un nome: Gesù di Nazareth, Gesù Cristo. Attraverso i sacramenti, attraverso le celebrazioni, in modo particolare attraverso la messa, cioè la celebrazione eucaristica, noi possiamo ascoltare Gesù che ci parla, possiamo mangiare Gesù e lui viene a vivere dentro di noi, e questo ci trasforma, perché ad un certo punto ci rendiamo conto che non possiamo più essere quelli che siamo stati fino al giorno prima di questo grande incontro. Domenica dopo domenica, soprattutto nelle 34 domeniche del tempo ordinario, dove noi viviamo nella vita pubblica di Gesù e Gesù vive nella nostra vita, il Signore ci parla. Ma poi a un certo punto la Chiesa tira un po' il freno a mano, rallenta per farci vivere e gustare meglio, digerire alcuni momenti più importanti della vita, dell'annuncio di Gesù, la sua venuta sulla terra, la sua nascita, la sua morte in croce, perché Gesù è morto per te, perché ti ama, si è fatto sputare in faccia per te e ti cerca. È un Dio, abbiamo detto, che non se n'è stato nei cieli, ma è venuto sulla terra, il nostro Emanuele, Gesù di Nazareth. Si è fatto uomo, da onnipotente, Signore del cielo e della terra, si è fatto debole, è stato alcuni anni in mezzo a noi e ha portato la sua parola, si è lasciato mangiare, si è lasciato toccare, si è lasciato interrogare. Questo Dio che ha rinunciato a tutto, si è spogliato, come dice la lettera ai Filippesi al capitolo 2, si è spogliato di se stesso, della sua grandezza, della sua divinità, si è fatto debole come te. Doveva anche lui nutrirsi, mangiare, bere, dormire, riposare. Poteva guardare un tramonto e dire che è bello, guardare la vita e dire che è bella. È stato introdotto nella sofferenza della gente, nella malattia, nell'angoscia, nella morte, nel lutto. Questo nostro Dio veramente ti può capire e mi può capire. Questo Dio grande, umano e vero Dio. Allora ho deciso di accompagnarvi settimana dopo settimana alla domenica. I primi cristiani, che erano perfino perseguitati e molti non volevano che loro si riunissero la domenica, che è il giorno del Signore, per pregare e celebrare, spezzare il pane in nome di questo Dio risorto che è Gesù Cristo, che è vivo in mezzo a noi e ci aspetta ogni domenica, ci aspetta per farci felici. I primi cristiani, quando a loro veniva chiesto perché vi siete visti nonostante i divieti, perché celebrate, non avete paura di morire? La loro risposta era semplice: noi non possiamo vivere senza la domenica, anzi, senza la domenica non possiamo.
Cioè, non posso essere, non posso esistere, non posso realizzarmi, non posso essere felice, perché la domenica è Gesù. La domenica è Gesù, è il grande giorno dell'incontro. E quindi vi accompagnerò sempre qualche giorno prima, vi spiegherò il Vangelo della domenica successiva. E quindi l'anno liturgico finisce, come domenica scorsa, con la grande solennità di Gesù Cristo, Re dell'universo. Per noi cattolici è finito l'anno. La settimana scorsa, domenica scorsa, e comincerà il primo giorno dell'anno per noi è la prima domenica d'Avvento, che è domenica prossima. La parola Avvento significa avvenimento. Sta per accadere qualcosa, qualcosa di meraviglioso. Le letture ci diranno di alzare il capo, di essere felici perché la nostra, la tua, la mia liberazione è vicina. La parola Avvento significa avvenimento. Vogliamo prepararci a cosa? Beh, innanzitutto, ovviamente, vogliamo ricordare e celebrare la nascita di Gesù, questo Dio che è venuto in mezzo a noi. Vogliamo prepararci, ma Gesù è nato 2000 anni fa, è già venuto in mezzo a noi, ma noi lo vogliamo ricordare, ma vogliamo entrare in profondità, ancora in profondità. Vogliamo prepararci al grande avvenimento, incontrare Gesù nella nostra vita. Il Signore ci ha fatto un regalo grande, la mia vita, la tua vita. Tu non sei nato per caso, non stai guardando questo video per caso. Io non lo sto facendo per caso, il Signore vuole parlare proprio a te che stai ascoltando, che stai vedendo attraverso questo povero sacerdote. Ebbene, vogliamo prepararci all'incontro, perché Gesù esiste, puoi avere una relazione con Lui, puoi parlare con Lui e io voglio insegnarti anche a comunicare, ad ascoltare la sua voce. Vogliamo prepararci anche al grande incontro, un giorno, come diceva San Francesco, attraverso Sorella Morte. Noi lo vedremo faccia a faccia così come lui è veramente. E poi, attraverso il Vangelo di domenica prossima, il Signore ci parla di un altro avvenimento. Noi cattolici, noi cristiani, tutti coloro che credono in Cristo, sanno, perché Gesù ce l'ha detto, che lui verrà una seconda volta, la seconda venuta di Gesù. Non nell'umiltà del presepe come 2000 anni fa, ma con potenza e gloria. Vediamo insieme. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 21. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo è Gesù, venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Vegliate in ogni momento, pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Vedete, quindi siamo alla fine dell'anno e così come ogni giorno, quando finisce la nostra giornata, dobbiamo chiederci: ma cosa ho combinato oggi? Quali sono le cose belle che ho fatto? Quali sono le cose brutte che ho fatto? Farci un esame di coscienza ogni giorno. Questo mondo va veloce, la tua vita e la mia vita è veloce, siamo stressati, siamo sempre superficiali perché non riusciamo ad entrare in profondità e andiamo in angoscia, in ansia. Quante crisi, l'essere umano è in crisi, forse perché non riesce a fermarsi. Ogni giorno dobbiamo imparare a fermarci. E ancora, sta finendo l'anno e quindi un esame di coscienza. Il Signore ci chiede di guardarci dentro per ricominciare meglio. Il Signore ci dice: cos'è che non ti permette di sentire la mia presenza? Cos'è che non ti permette di essere felice? Cos'è che non ti permette di incontrarmi, di essere totalmente mio? Ti dice Gesù. Vediamo insieme, entra in profondità. Forse il peccato, forse quella situazione, quella relazione. Forse quel lutto, quella malattia. Gesù dice: donami tutto, donami le tue gioie, donami i tuoi dolori, donami tutto, guardati dentro, non appesantire il tuo cuore, farlo correre felice il tuo cuore, perché il tuo cuore è la mia casa, ti dice il Signore Gesù. Il Signore ci dà dei segni, ma non dà date, anzi nel Vangelo Gesù dice:
Basta pensare alla fine del mondo, basta dare date perché puntualmente sono smentite. Gesù ha detto che solo il Padre sa la data di quando finirà tutto. Ma è un messaggio di speranza, non di disperazione, di speranza, di gioia e non di paura. Noi andiamo incontro al Signore, il Signore viene incontro a noi in questo grande avvenimento. E il Signore ci dice, ci dà dei suggerimenti, vegliate. State svegli, siate leggeri se siamo appesantiti, se siamo appesantiti dal peccato, dai vizi, dalle dipendenze, se siamo appesantiti, noi non possiamo correre, non possiamo stare svegli. Dopo mangiato viene sonno a tutti, dobbiamo essere sobri, dobbiamo essere svegli, leggeri e pregare. Il nostro Dio è un Dio che vuole entrare in comunicazione con noi. La preghiera è proprio questo mezzo per parlare con Gesù. Questo Gesù che ti guarda, questo Gesù che ti vede e dice: figlio mio, figlia mia, ma come ti sei ridotto, come ti sei ridotta? Lo vedi che queste scelte ti stanno portando all'angoscia, alla tristezza? Ascolta la mia parola, Vangelo significa buona notizia, annuncio di una buona notizia. E la prima buona notizia è che io ti amo, ti dice Gesù, che tu sei importante per me, tu non sei nato per caso, io ho un progetto per te, tu non sei inutile, assolutamente. Ti ho fatto dei regali, dei doni, che io voglio che tu li possa mettere a disposizione degli altri, della Chiesa, perché Chiesa siamo noi, siamo una famiglia. Il Signore ci riunisce per creare una famiglia. Guardate, la domenica è la risposta a tutto ciò che sta accadendo, perché possiamo riunirci. Forse alcuni pensano che con il terrore si porta divisione nel mondo, ma la gente sta diventando ancora più unita. Le persone stanno cercando una soluzione. La soluzione c'è, è Gesù. La soluzione è proprio Lui. E domenica dopo domenica vedremo cosa significa che la soluzione è Gesù. Io ti chiedo di darmi fiducia, non in un solo video, non in una sola volta. Dammi fiducia, settimana dopo settimana. Facciamo questo percorso insieme. Non giudicarmi a prima vista. Non giudicarmi per quello che senti per la prima volta o per quello che ti dicono gli altri. Facciamo un cammino insieme. Verifichiamo. Siamo scientifici. Insieme. Insieme. Domenica dopo domenica. Vogliamo incontrarci con Lui. Vedrete che i paramenti del sacerdote, non la casula, i paramenti cambiano. Saranno viola, che sono proprio il segno della preghiera, anche della penitenza. E vogliamo insieme fare un fioretto questa settimana, fino al prossimo video. Cominciamo a pregare. In che modo? Chiuditi nella tua stanza o in un luogo dove sai che sei solo, inginocchiati, inginocchiati e dici: Signore, se tu ci sei, io ti voglio incontrare. Signore, se tu ci sei, entra nel mio cuore. Signore, se tu ci sei, entra nella mia vita. Ti dono tutto quello che ho, anche il male che è in me. Trasformalo in bene, trasformalo in bene. Domenica accenderemo la prima candela che simboleggia la prima domenica che ci fa avvicinare al Natale, alla nascita di Gesù. Le strade cominceranno ad illuminarsi, le persone cominceranno a fare il presepe a casa, all'albero di Natale, segni della luce, gli alberi sempre verdi, cioè Gesù che è vivo. Le luci, perché Gesù ha detto: io sono la luce del mondo. E la candela, la prima domenica d'avvento, che si scioglie per dire: così come io, Gesù, ho dato luce a te, morendo, sciogliendomi per te, amando te, anche voi date luce gli uni agli altri. Porta amore, porta pace, porta il Vangelo, porta Gesù nella tua famiglia, tra i tuoi amici, nel mondo del lavoro, per le strade. Gesù ti fa questo invito. Gesù ti chiede, in questo tempo di avvento, aiutami ad entrare nella vita della gente, aiutami ad entrare nel cuore della gente. Usa internet, usa Facebook, usa la parola, usa l'amore, usa la testimonianza, usa le opere buone. Facciamo delle opere buone, portiamo con prove concrete che il Signore è vivo, sta cambiando la nostra vita. Non siamo perfetti. Io sono peccatore, tu sei peccatore, ma lasciamoci usare e soprattutto diciamo: Signore, trasformami perché io sia sempre più credibile.
Buon inizio dell'anno, buona domenica d'avvento. Camminiamo insieme e ricorda che Dio ti ama. Amen. Alleluia.